È stata la Rodolfo Vitale Kiev Swing Orchestra, con il maestro Maurizio Mastrini, l'unico pianista al mondo che suona al contrario, a chiudere mercoledì 31 agosto in piazza 20 settembre l'estate in città 2011 del comune di Pordenone. Il concerto, che doveva cominciare alle 21, causa il maltempo, è iniziato con circa un'ora e mezza di ritardo. Il numeroso pubblico, che aveva abbandonato inizialmente le poltroncine, alle prime note ha fatto ritorno, godendosi una selezione di brani musicali. Nelle parole del sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, un riepilogo di questa manifestazione estiva giunta al termine. Sindaco, questa è stata un'estate in città densa di avvenimenti ed emozioni, anche qualche colpo di scena come il concerto iniziale e quello finale all'ultimo respiro, ma facciamo un bilancio generale. Questa estate in città è stata la migliore espressione di come amministrazione si possa fare in modo di dare ai cittadini dei momenti la sera durante l'estate in cui tutti si ritrovano e si sentono bene insieme. Oltre alla solita ricchezza dell'offerta, ma l'avevamo già detto all'inizio, secondo me abbiamo anche dato indicazioni che vogliamo rispettare anche la quiete dei cittadini che vivono in certe parti della città che molto spesso sono toccate da questi avvenimenti. Quindi rispetto di tutti, ma anche la ferma volontà che questi eventi, la musica in qualsiasi forma, è proprio il modo giusto per fare in modo che i cittadini siano insieme, si sentano bene insieme, proprio per dare quel senso di continuità alla comunità che a noi preme.